Buonasera a tutti, benvenuti nel canale e benvenuti soprattutto in un nuovissimo video. Oggi voglio parlarvi un pochino degli ultimi acquisti che ho fatto da H&M, qualcosina anche da Upim, in previsione dell'estate, perché l'estate sembra essere arrivata, quindi incrociamo le dita, adesso speriamo che rimanga. E niente, quindi vi volevo mostrare appunto le cosine che ho preso. Vi volevo anche dire che la prima parte del video sarà in collaborazione con il brand di gioielli Vesica, che è un brand che voi già conoscete qui sul mio canale, di cui vi ho già parlato diverse volte. Gli orecchini che indosso sono loro, alcuni dei bracciali dorati che indosso sono loro, l'anello che indosso è loro, insomma mi vedete spesso indossare questi gioielli e sono di questo brand Vesica, che è un brand di gioielli appunto spagnolo. E oggi voglio mostrarvi i nuovi gioielli che sono arrivati, ma prima di tutto vi voglio dire che nel loro sito c'è il 50% di sconto, perché c'è questa grandissima promozione. Vi lascio tutti i link sotto dei gioielli, della promozione, insomma in info box date un occhio, perché trovate tutto quanto, e anche nel primo commento al video, perché sapete che solitamente nel primo commento al video metto proprio tutti quelli che sono i link che vi possono interessare. Inoltre in info box troverete anche tutti i link dei capi che vi vado a mostrare oggi. Partiamo con il primo gioiellino, che è questo braccialetto davvero super carino, che poi vedrete in delle inquadrature anche più da vicino, ed è questo braccialettino tutto colorato con un fondo dorato. È davvero molto bello, una sorta tipo di tennis, e mi piaceva un sacco questa cosa di tutti questi colori. Lo vedevo molto estivo, però è comunque un braccialettino super sottile che fa la sua figura, insomma dello stile che piace a me, perché è molto semplice come braccialettino. Siamo adesso agli orecchini, e per quanto riguarda gli orecchini mi sono arrivate tre paia di orecchini. Questi qui, che sono degli orecchini fatti in questo modo tipo a mezzaluna, tutti intrecciati, sono davvero molto belli. Questi qui mi erano arrivati anche nel color argento e quindi mi sono piaciuti tanto, ed ho deciso di prenderli anche dorati, perché sono degli orecchini piuttosto di una forma piuttosto media, però sono anche belli appariscenti, si fanno notare, quindi ultimamente sto utilizzando tanto questo genere di orecchini. Poi un altro paio che ho preso sono invece questi, che sono quadrati e sono super carini anche questi, perché in una parte, in questa parte qui, vedete, hanno tutti dei brillantini, quindi nella parte frontale ci sono tutti questi brillantini, sono super carini anche questi, hanno anche una chiusura che mi piace molto, perché è una chiusura piuttosto sicura e anche pratica. Mentre l'altro paio di orecchini è questo, che ho preso più che per me, li ho presi per Christian, perché Christian adora, lui ha i buchi alle orecchie e adora tutti gli orecchini pendenti, gli piacciono tanto, ha diversi orecchini con le croci, con i fulmini, con le stelline, però questa volta ho visto questi dorati e gli ho chiesto se potessero piacergli, essendo lui biondino. Quindi glieli ho presi, e sono questi cerchietti con le croci, davvero molto belli. Ho preso anche una collanina, che è questa qui, è semplicissima, è una collanina che io andrò ad utilizzare un pochino come layering, però mi piace anche il fatto di poterla usare magari quando indosso un paio di orecchini piuttosto grandi, perché magari quando indosso degli orecchini grandi non mi piace indossare collane troppo vistose, ma o non metto nulla o magari vado a mettere qualcosina di questo genere, che è molto minimal. Come ultima cosa ho preso degli anelli, ho preso questo qui che è molto carino, non ho tanti anelli in argento quindi me ne serviva qualcuno, e questo qui è regolabile, la chiusura regolabile. Me ne sono arrivati due perché credo di aver sbagliato qualcosina io nell'ordine, mi sa che volevo prenderlo anche dorato così, e invece
alla fine molto probabilmente non l'ho specificato. E poi ho preso questo che è sempre regolabile ed ha tutte queste sfaccettature, così mi piace tantissimo. Anche questo super carino, sia indossato nell'indice oppure anche indossato nell'anulare, mi piace tantissimo l'idea. E insomma, mi piacciono sempre tanto gli anelli, li indosso sempre con molto molto piacere. Ringrazio tantissimo il brand Vesica per avermi inviato questi gioielli. Vi ricordo, come vi dicevo all'inizio, che c'è la promozione in tutto il sito del 50%, loro spediscono in tutto il mondo. Vi lascio tutti i link in info box, come vi dicevo prima, andate a dare un occhio perché hanno delle cose davvero super super carine. Passiamo adesso a quelli che sono stati gli acquisti, insomma, per quanto riguarda l'abbigliamento. Partiamo da H&M e da H&M ho preso una gonna in lino piuttosto lunga, una gonna midi, che vi ho già mostrato in alcuni video shorts e ve la mostro insomma anche qui a fianco perché non ce l'ho qui, l'ho messa a lavare, l'ho indossata anche ieri, mi piace tantissimo, la sto indossando un sacco perché è molto pratica ed è molto molto fresca, è in lino nero e sta bene con tutto secondo me, da quello che può essere un sandaletto per una serata ma anche con la sneakers, con una ciabatta, quindi è super super versatile come gonna. Io adoro questo tipo di gonne, ne indosso una anche oggi, questa qui è piuttosto vecchiotta e le adoro perché sono molto pratiche d'estate, mi risolvono il problema dell'outfit al mattino quando sono di corsa, infilo la gonna, una t-shirt, un top oppure un bel body, una ciabattina e via, so che sono pronta. Ho acquistato anche due body del brand, se non erro, Stradivarius, mi sembra di sì. Comunque ve li lascio qui, ve li lascio linkati anche sotto. Sono dei body a manica corta, semplicissimi, in tessuto però sintetico, non sono in cotone. Però a me questo tipo di body piace soprattutto magari da indossare alla sera oppure se magari ho un'occasione, un evento un pochino più particolare. Lo so che il tessuto sintetico d'estate non è il massimo, però io personalmente lo utilizzo in alcune occasioni perché lo trovo più lucido, a volte anche un pochino più elegante del cotone, insomma, rispetto ad un body in cotone il body sintetico è sicuramente un pochino più da sera secondo me, o perlomeno io me lo vedo così, li indosso anche di giorno perché sono super mega ultra semplici, voglio dire, sembrano delle t-shirt, però mi piacciono tanto magari con i pantaloni in lino a vita alta oppure magari indossati con le gonne in jeans lunghe o con una bella gonna anche come la gonna in lino ho indossato domenica, ero vestita tutta di nero, vabbè, per il giorno, però avevo questo paio di ciabattine con la gonna in lino e il body nero e insomma mi piace tanto anche indossarli in questo modo qui. Un'altra cosa che ho preso dal sito di Stradivarius sono stati questi sandali a fiocco che sto letteralmente amando. Sono super carini, sapete che i sandali a fiocco vanno tantissimo quest'estate. Ho fatto anche un video shorts in merito che casomai vi lascio linkato qui sopra. E poi hanno questo tacchetto Kitten Heels che è molto basso e quindi sono super comodi, super facili da indossare, stanno bene secondo me sia con un pantalone che lascia un pochino scoperto il piede sia magari con una bella gonna, con un bel vestito, insomma me li vedo molto bene con diversi tipi di outfit e sono dei sandaletti che possono essere indossati sia da giorno che da sera perché sono neri, hanno questo tacchetto, sono eleganti però appunto perché sono bassi vanno bene anche per il giorno, insomma si possono indossare secondo me in diversi look. Passiamo adesso a quello che ho acquistato da H&M e da H&M ho acquistato prima di tutto questa camicia a manica corta che mi piace un sacco perché è una camicia, intanto è di un grigio fumo, non è propriamente nera, è una camicia in lino o comunque sì, lino e viscosa, quindi 83% di lino, resto viscosa
mi piace tanto perché sembra una sorta di giacca un pochino cropped, quindi mi piace l'idea di indossarla sia bottonata sia sbottonata, magari con un top sotto nelle serate più fresche o magari anche sopra un vestito. Non so, devo provare sopra il vestito, però potrebbe starci. Comunque è super carina, è una camicetta piuttosto fresca per l'estate, insomma, a me piacciono queste camicette qua, ne avevo presa anche una anche l'anno scorso di completamente bianca, non so se vi ricordate, l'ho indossata tanto e continuerò ad utilizzarla anche quest'anno. Se mi seguite da un po' sapete quanto io ami ed utilizzi le righe in primavera e in estate perché le trovo super chic e mi danno quella sensazione di porto di mare, non lo so, un po' di marinaro. Le righe bianche e rosse mi piacciono un sacco e quindi ho deciso di prendere una semplicissima t-shirt a righe bianche e rosse. Questa è anche piuttosto ampia perché ho preso una M, mentre di quella ho preso un XS. E ho preso una M semplicemente perché la S non c'era e mi sono detta, tanto io comunque le maglie così un po' over d'estate, magari con un pantaloncino o anche con una gonna lunga di quelle in jeans, mi piace indossare, che il tessuto dia questa sorta che sia un pochino così sblusato, e quindi ho preso questa, la trovo super carina, anche un po' dallo stile francese. Gonna in twill che sto amando è questa qui ed è una gonna semplicissima che ho acquistato appunto da H&M, è come una gonna in jeans, praticamente come quelle che ho con lo spacco davanti, lunga lunga. E questa qui è anche bella fresca perché alla fine è di un tessuto twill piuttosto leggero, sicché personalmente mi piace e la sto utilizzando tanto, l'ho già utilizzata perché quando faccio i video solitamente non è che riesco a fare i video subito, però insomma niente, bella bella bella, quindi vi linko anche questa perché è una gonna davvero super carina. L'avrei presa anche bianca se ci fosse stata, ma mi sembra non ci sia. L'ultimo capo che ho acquistato da H&M sono questi pantaloni a vita alta e misto lino cotone. Devo essere sincera, qui li ho presi una taglia in più perché d'estate voglio stare larga. Questi mi piacciono tanto indossati con le camicie magari a manica lunga in lino aperte. Trovo che siano super carini indossati così. Questi insomma sono quelli un pochino passepartout che mi fanno comodo da tutti i giorni, una ciabattina, anche qui un body, una canotta, una camicia, insomma trovo stiano molto molto bene. Passiamo adesso a Pitarello. Sono stata a fare un giro da Pitarello perché volevo acquistare delle ciabattine e non ho trovato però purtroppo nulla, così mi sono buttata su due vestiti che ho visto che mi sono piaciuti tanto. Uno è questo qui, che è un vestito incrociato bianco e nero, sono anche questi in tessuto sintetico, però è un sintetico che personalmente io d'estate non disdegno così tanto. Uno perché è un vestito che indosserò piuttosto alla sera, insomma, quindi non è un vestito che indosserò di giorno, quindi magari quando fa più fresco. Due perché insomma è comunque, io addosso lo sento leggero, lo sento fresco e mi è piaciuto un sacco. Ha questo incrocio davanti super super carino, ha questa cinturina in vita, è un vestito bello bello lungo, anche questo indossato magari con i sandaletti a fiocco, lo trovo davvero super carino, quindi non so se riesco a linkarvelo questo perché non so se ci sia il sito abbigliamento di Pitarello online, ma comunque questo qui potreste trovarlo nei negozi, ecco, quindi sappiate che c'è, ecco, molto bello, io adoro questo genere di vestiti lunghi, ampi, che stai comodo d'estate, li trovo molto belli sia per il mare alla sera, ma anche proprio per una serata, una pizza tra amici, una serata a casa di amici, insomma, li trovo super carini. Altro vestito sempre preso da Pitarello è questo, che è tipo una sorta di slip dress,
che ha questo disegno un po' particolare su sfondo nero, però mi piaceva un sacco perché ha dei colori che mi piacciono, c'è il beige, c'è l'azzurro, insomma lo trovavo davvero super super carino, anche questo me l'avete già visto indossare, super ampio, questo è proprio ampio, si può indossare anche volendo con una cinta in vita, io lo preferisco ampio così per l'estate perché è molto bello secondo me, messo così anche questo con un bel paio di sandalette per la sera oppure un paio di sneakers o di ciabattine per il giorno, mi è piaciuto tanto, devo essere sincera, quindi l'ho preso e è super carino anche questo, fatemi sapere insomma che cosa ne pensate. Alla fine poi ieri sono stata da Upim perché volevo vedere se riuscivo a trovare un vestitino o qualcosa del genere, ma volevo anche se c'erano tipo dei completini, camicetta, bermuda. Non ho trovato granché, devo essere sincera. Ho trovato questo top nero, davvero super carino, qui in cotone, questa parte in cotone, e le maniche sono in sangallo. Lo trovate nel sito, sicuramente dovrebbe esserci, quindi lo cerco e poi ve lo linko. L'ultimissima cosa che ho preso è un completino che è formato da questo paio di pantaloncini bermuda e da questa camicetta. Mi piace tantissimo l'idea del completino, sia per il mare che magari per andare, che ne so, tipo a fare la spesa oppure per andare dai miei genitori a pranzo, per fare delle cose di questo genere. Un completino super casual da tempo libero che va sempre bene e lo trovo super carino, anche questo mi è piaciuto un sacco. Bene, il video di oggi è finito, io vi ringrazio tanto per essere arrivati fino a qui e come vi ho detto prima vi trovate tutti i link in info box e soprattutto mi raccomando sapete che trovate tutti i link del brand Vesica che io ringrazio ancora, c'è la promozione, ve lo ripeto, 50% su tutto il sito e anche sapete che spediscono ovunque. Quindi io vi ringrazio tanto, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, vi mando un bacione e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!